Beh ragazzi, rieccoci su Menon Lords, riprendiamo con la nostra forte corvo, stiamo prosperando, siamo forti, quindi c'è solo da andare in discesa in questa partita probabilmente. Cosa stavamo facendo l'ultima volta? Stavo provando a livellare le case, credo, sì, proprio ciò stavo facendo. Esattamente, dovremmo forse cominciare a lavorare sodo sulla cosa, perché avrei bisogno di gente un po' più forte anche a livello di esercito, quindi abbiamo bisogno di famiglie livello 2 minimo. Però il livello 1, ossia con l'approvazione che abbiamo, mi piace pure, onestamente. Non abbiamo estrema fretta, abbiamo denaro per potenzialmente... Come dire? Denaro per... cosa voglio dire? Sì, per i mercenari, questo sto cercando di dire. Vogliamo provare anche a combattere per un territorio? Potrebbe essere una cosa buona. Potremmo farlo, potremmo chiamare dei mercenari in causa. Qui tra l'altro... possiamo anche reclutare più gente. Voglio dare colazione a qualcuno. Posso tesoro 24. Hanno aumentato il miglioramento, i costi per importare le corazze. Ok. Invece 12 se produciamo localmente. Vedi, hanno aumentato il costo di ciò. Per adesso non abbiamo troppi soldi per migliorare tutti i nostri uomini. Meglio, forse potremmo, ma rimarremo senza nulla. Meglio tenerci la parte di un tesoretto. No, noi se dovessimo conquistare un territorio, dove dovremmo andare? Il faro non c'è ancora. Lino, orzo, segale. Questo è estremamente fertile quel territorio. Interessante, vero? Molto interessante. Estremamente fertile quel territorio. Assoluto, chiamerei qualche mercenario. Firma, arrivate da noi, grazie. Non ho visto da dove verranno, però non importa. Ok, da destra, quello l'ho visto. E loro, mentre arriveranno, li possiamo anche pagare mesi e mesi. Abbiamo degli introiti fantastici. 5% di sta roba qua è tantissimo. Quindi non è un problema per noi. Famiglia al freddo, mi ricordo questo bug, ma in realtà nessuno è al freddo. Per vendere stiamo vendendo, abbiamo due posti di scambio attivi al 100%. Cavalli per ora li togliamo. Allora, a livello di beni come siamo messi? Stiamo producendo mantelli, ok. Scarpe, quantità industriali letteralmente. Avevo bisogno però di più sarti, mi pare, giusto? Potrebbe essere che abbiamo parlato di ciò. Anche se il filo ce n'è, quindi sì, abbiamo bisogno di sarti, decisamente. No, non voglio togliere le caprette. Tu puoi essere migliorato come edificio, sì, ma non puoi avere un'espansione. Bottega del sarto, bottega del sarto. Livello 1, livello 1. Casa livello 2. Tu hai qualcosa? No. Sei già un sarto tu in realtà, quindi sì. Dobbiamo avere due sarti. Sarebbe carino se avessi un ricordo che mi dicesse cosa fa quale casa. Questo sarebbe molto utile. Ho due sarti. Questo qua sta cosa sta producendo però. Mantelli. Tinture che dovremmo avere. Sì, tinture e filo. Ok. Non so di sacrificare una di queste espansioni di livello 1 per avere un altro sarto in queste zone. Anche se il sarto in realtà dovrebbe stare qui. In teoria. Dove stiamo mettendo noi la roba? Qua è solo per la birra, me lo ricordo. Insomma, sì, è solo per le armi. Comunque la roba del sarto è qua giù. Infatti. Quindi sarebbe migliorare una casa in queste zone. Qui c'è un carpentiere. Quanti carpentieri abbiamo noi? Uno solo in teoria che fa scudi. Qui niente può essere migliorato. Un sarto qui potremmo anche farlo. Cos'è che mi manca? E così sono soddisfatti. Bancarelle di cibo. C'è qualcosa di abbandonato qui? No. Non c'è nulla da abbandonato laggiù. Però questa parte del villaggio dovrebbe essere migliorata un altro pochettino. Riusciamo ad ampliare un po' quel mercato in qualche modo. Quanti posti mi dai qua di bancarelle? Zero. Sì, zero bancarelle. Uffa, perché volevo fare una bancarella lì stretta stretta. No, non si può, purtroppo non si può. Devo fare un altro piccolo mercato qua dietro questo punto, così da migliorare anche un po' queste case in futuro.
Alcune possiamo, altre no. Vedete, qua manca il fornitore di cibo delle bancarelle. Ok, perfetto, dai, va bene così. I mercenari dove sono? Che sono in viaggio. Due fanterie corpo a corpo e una fanteria leggera con l'arco. Molto bene. Abbiamo il cibo, come siamo messi? Abbiamo abbastanza, stiamo importando la carne. Abbiamo mele e verdura, quindi varietà di cibo abbiamo 3 di varietà di cibo. Proviamo a soddisfare la varietà di cibo di tutte le case. Noi chiaramente andiamo a livellare dove siamo sicuri di poter soddisfare i bisogni. Perché sennò poi abbiamo soltanto dei malus antipatici da dover gestire. Vedete qua pure la varietà diminuisce. Queste case qui a 100 città praticamente non hanno tutto il cibo di cui hanno bisogno. Non hanno né mele per qualche assurdo motivo. Non hanno mele. Qui c'è la stalla piccola. Abbiamo posti stalla? No, non abbiamo più posti stalla. Questo granaio sta funzionando, sì. Infatti qua in teoria stiamo gestendo bene la varietà di cibo sul mercato. Qui ho costruito l'altro mercato dove? Eccolo lì. Non ci sono ancora bancarelle, ce n'è solo una di abbigliamento. Però qui il cibo c'è ovunque, vedete, quindi non si capisce bene come gestisce la cosa lì a... Io sto provando a spargere il granaio in giro, a mettere più dipendenti, più lavoratori, in modo tale da avere più gente che porta roba in giro, appunto. Qua è solo però per la B, l'abbiamo detto, quindi magari qua un altro dipendente lo mettiamo. 71 posti, 71 famiglie, 76 posti letto. Quindi per ora stiamo ok. Il posto generico pieno dei segantini. Nuova famiglia arrivata, ottimo. Quindi aumentiamo il numero di gente nei granai. I mercenari pure sono arrivati, quindi in realtà sarebbe da rivendicare ciò che è nostro. E lo andiamo a fare. Andiamo a schierare le nostre truppe. Il suo gruppo di acciari va benissimo. Contro 2, il resto sarà contro l'1. Ottimo, abbiamo tante truppe. Mamma mia, quante truppe abbiamo adesso? Tantissime, ci mancano ancora i comitati sulle varie regioni che andremo a, possedere. Quindi c'è anche da considerare questo. Molto difensivi con le nostre truppe. Abbiamo i mercenari e i comitatus che tendenzialmente fanno i danni. Anche se i nostri labardieri sono dimostrati molto forti contro unità corazzate. I comitatus nemici li hanno distrutti l'altra volta, me lo ricordo. Queste sono le nostre truppe, il nostro esercito. Abbiamo dei lancieri che stanno cazzeggiando. Però va benissimo. Ha delle nostre bandiere. Non so perché non tutti hanno le bandiere. Forse è che manca un uomo. Deve essere il massimo del numero di uomini per avere la bandiera nel reggimento, qualcosa del genere. Allora, rivendichiamo Eichenau, che poi, diciamo, pian piano cambieremo il nome. Una volta ottenuta la rivendicazione, dovremmo uscire a capire dove sarà il campo di battaglia. Ok, la sfida aperta. È qua vicino, fortunatamente. Dichiarazione di ostilità. Ok, muoviamoci, marciamo. Pian piano arriveremo. Un nuovo messaggio non ci interessa. Le truppe sono in marcia. Senza correre, possibilmente, grazie. Piano, piano, piano. Io voglio preservare un po' l'efficacia per quanto possibile. Mentre arriviamo lì, noi nel frattempo gestiamo ancora la città. Perché penso che comunque dovremmo essere abbastanza sicuri su combattere questa gente qua giù. Non sono pochi, però. Sempre il loro comitato ci preoccupa. Hanno due arcieri, briganti. Il comitato lo prendevo di mira con il nostro comitato per gli alabardieri. Il resto delle truppe farà altro. In realtà c'è una collina da attraversare. Cioè, non attraversare, ma... Proviamo a muoverci, che più arriviamo, in teoria più riposiamo. Ci proviamo almeno. Guardate come stanno... Madonna, con quanta più facilità loro attraversano... si arrampicano sulla collina qui. Oddio. La battaglia ha inizio. Molto bene. Molto, molto bene. È tempo di fermarci, recuperiamo un po' di forze. Dovrebbe essere qui l'uomo di ritrovo del nostro gruppo. Bene, allora, Bardini sono qui, Comitatus dall'altra parte, credo. È vicino, dai, possiamo comunque fare scambio alla Bardini lancieri, in modo tale da concentrarci, come ho detto prima, sul loro Comitatus. Pick up the
Bene. Pronti a riceverli. Tra gli alberi in teoria abbiamo più protezione contro le frecce, il che va a nostro vantaggio in questo caso. Sto pensando nel frattempo che cosa vogliamo fare. Devo rispondere alla corrispondenza di sto tizio? No, non lo farò mai. Allora, di qui c'è da soddisfare case. Però senza... in teoria più gente al granaio avremo più... dovremmo avere più bancali di cibo in giro, no? Anche quello da considerare. Ok, qua stanno arrivando nel frattempo, quindi occhio alla velocità della partita. Facciamo a scoccare le nostre frecce. Avanziamo nella foresta. Una battaglia nella foresta. È quella che mi davo, si vede la bandiera là dietro. Stiamo prendendo un po' di mazzate contro i loro arcieri, eh. Ci aspettiamo appunto il loro attacco. Che abbiamo ingaggiato. Abbiamo ingaggiato la battaglia in furia tra gli alberi. Non lo so, tanto sto prendendo mazzate. Solo che non se la badere sono impegnate altrove. Non stanno combattendo dove dovrebbero. Ingaggiamo anche con lancieri. Il nostro stanno combattendo proprio tutt'altro. Quello è il problema. Ok. Con questa batteria dobbiamo riuscire a un po' sopperire alla bestemmie. Quintatus poi lo recupereremo, chiaramente. Anche di fuoco amico, chi se ne frega, forza. Ok, allora Comitato si è ceduto, perfetto. Vedo altre loro truppe che ripiegano. I nostri lancieri qua giù già stanno cavando. Andate equilibrati. Altre perdite ovviamente, ma ci sta. Non so cosa vuol dire quell'icona. Ho sconfitto un'altra unità nemica. Otteniamo un po' troppe perdite, però comunque sì, il fight lo vinciamo. Senza neanche, senza problemi. Ottimo. Per continuare gli acceri, vedete, solo la rincorsa, quindi non ci interessa neanche troppo combatterli in quel modo. Tutta nemica. Ah, ok, era giusto, stavo già bestemmiando. Sto sconfiggendo. Ottimo. Bene. Vittoria. Ottimo, ottimo, ottimo. Possiamo tornare indietro. Possiamo già colonizzare. Oh, abbiamo preso il nostro primo territorio. Allora, dove vogliamo colonizzare? Però bisogna stare attenti. Che vuole coltivare tutto quello che si può coltivare in questa zona. Proprio il lino nella foresta. Qui sarà da abbattere gli alberi e coltivare lì. Il lino nella foresta laggiù. L'orzo qua giù. O nella foresta qui. La segola dove vogliamo. Lino, orzo. Qui farei qui. Sostanzialmente mettere, iniziare la colonizzazione qua giù. Col massimo di risorse, quindi risorse abbondanti. Adesso gestiremo due cittadine, ovviamente. Io direi fare una cosa di questo tipo. Possiamo qui. Magazzino. Granaio qui sulla strada del re. La segheria, per non sbagliare, la facciamo subito. Qui dovrebbe andare anche abbastanza bene. Ops, zoomato un po' troppo. Allora. Poi case, 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 case. Farei proprio qua giù probabilmente un bel po' di casette. Non un bel po' in realtà, facciamo 4 lì. Poi farei una grande qua giù. Per le verdure, ovviamente. Questa è la priorità assoluta. E poi vediamo come gestire i vari
come si chiamano? I vari... Oddio, mi sto perdendo. Eh sì, i vari campi, ecco. Qua comunque ci sono risorse. Perché non ci sono risorse? Dice, non ho risorse. Quindi facciamo, la chiamiamo... Questa zona come la chiamiamo? Boh, ci mettiamo un nome così... Torres, la chiamiamo questa zona così. Giusto avere un nome italiano di qualche tipo, non lo so. Non lo so cosa sto dicendo, non mi interessa. Se no non mi dà cibo. Ah, ecco, adesso si è svegliato fuori. Abbiamo anche... Sì, abbiamo anche ricchezza qui. Via subito di verdure. E subito di verdure. Potremmo lavorare sicuramente sul cibo di base. Quindi abbiamo cosa abbiamo? Abbiamo carne. Le bacche sono in crescita. Andrei di carne per avere un po' di pelle pure, però. Quindi va bene così. Le truppe qui hanno finito. Quindi via tutti. Recuperiamo dove possiamo recuperare in termini di popolazione lavoratrice. Ci sarà subito da dove tornare indietro con la ricchezza. Il tesoro dove l'abbiamo consumato esattamente? Ah sì, abbiamo colonizzato, è vero, 800 abbiamo pagato penso, quindi sì, una bella botticina. Tasse 5, continuiamo a crescere, mantiamo 5% per adesso, non credo serva a fare molto altro. Cerchiamo di ottimizzare al meglio il commercio fra queste due regioni, secondo me, perché sono curioso di fare ciò in modo decente, non un po' così a caso. Non a caso. Quindi Torres, abbiamo cavallo di caccia. Quindi andiamo a lavorare subito su un po' di cibo. La produzione qua è bassa, ovviamente. In tutto questo non scordiamoci del pozzo, che fortunatamente può stare al centro del villaggio, praticamente. La buca del segantino la faremo qui. Molto bene. Speriamo presto di poter coltivare. Qua abbiamo bisogno di tanta popolazione. Bisogna fare la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio. Però chiaramente abbiamo risorse adeguate per costruire tutto ciò che c'è da costruire e non andare a avere impatti assurdi. Tra l'altro, sì, la fossa. Non scordiamoci di questa bestemmia. La fossa di cadaveri qua giù. Bisogna anche subito della chiesa, però. Perché effettivamente, senza la fossa di cadaveri, senza la chiesa, i nostri corpi rimangono a terra. Quelli di briganti invece vengono buttati qua dentro. La chiesa invece... Nella chiesa si va a seppellire coloro che sono morti nel nostro esercito. Chiamano le due subito. Magazzino, qualcuno che lavora a mettere via la roba. Quanto cibo abbiamo noi qua? Cibo per 3 mesi. Vabbè, adesso ci prendiamo cura dei corpi. Vedete come ha impattato subito la questione? Madonna. Anche troppo per quanto mi riguarda. Quanto mi riguarda anche troppo. Allora, qui farei un mercato in questa zona. Ma effettivamente, se io colonizzo, no? E faccio la battaglia, cioè non puoi darmi subito così un malus per i corpi in giro. Cioè, voglio dire... Il tempo un attimo di respirare, no? Cioè, invece neanche quello mi hanno dato. Neanche il tempo di respirare. Neanche il tempo di respirare. Nella città principale, nel frattempo, nulla accade più di tanto. Dobbiamo solo migliorare ciò che già abbiamo. Questo mercato qua dietro ancora non ha bancarelle. Voglio sperare che un giorno li avrà. Migliorare il granaio infatti sia solo per il massimo numero di risorse del deposito, non per altro. Effettivamente voi non state neanche sfruttando, lavorando su bancarelle, quindi... Il livello di mantelli come siamo messi? Sta aumentando. Aumentano sì, ma non abbastanza. Ci vuole un bel po' per lavorare i mantelli, a quanto pare. Come potessi migliorarti? No, per creare altre case qua giù. Sì, da poter lavorare con altri sarti e cose del genere. Visto che là c'è il mercato lì davanti... E c'è anche spazio per aumentare il mercato, potenzialmente. Ho visto la truppa nemica. Briganti. E dove sono quei briganti, ovviamente? Sono nel nostro territorio. Appena conquistato. Siamo anche solo che ce lo bruciano vivo il territorio. C'è bisogno di reclutare una milizia qui, assolutamente, un comitatus. Oddio. Oddio. Faccio fare una bruttissima fine a questo villaggio, mi sa. Fare una bruttissima fine a questo villaggio, probabilmente. Madonna mia. Ma neanche il tempo di...
neanche il tempo di, che già brucia. Già brucia, sto villaggio farà una bruttissima fine, secondo me. Non mi aspettavo un'incursione così velocemente. Saranno altri, anche altri cadaveri questo, quello è il bello. Saranno altri cadaveri. Altri cadaveri. La segheria comunque è la priorità, ragazzi. Senza legno non facciamo nulla noi, eh. Ve lo dico, e senza legno non facciamo assolutamente nulla. Addio, bisogna lasciare un'unità qui di guardia, probabilmente. Unità di guardia bisogna lasciare. Il combattimento neanche me lo guardo, perché guarda, mi girano solo le palle. Dobbiamo semplicemente annientarli. Esatto, le abbiamo annientate da quel punto di vista. Lasciamo qui un'unità di lancieri e Covitatus per ora, perché non riusciamo ad avere una milizia a difesa del territorio. Non so perché non posso più. Siete nella, siete nella vostra regione. Cosa stai dicendo, gioco? Siete nella loro nella regione giusta. Io abbiamo perso tutto quello che c'è da perdere, sì, vero? Sì, abbiamo perso tutto quello che c'è da perdere. 3.000 cadaveri. Qua la gente andrà via di botto proprio. Ma di botto proprio. Ok, lasciamo qui la guardia. Che vuol dire abitanti in meno a lavorare di là. Però non possiamo fare altrimenti. Non possiamo fare altrimenti. Qua sono detriti. Gente al lavoro comunque ne abbiamo. Però abbiamo ancora gente qui alla fossa dei cadaveri. Lasciamo una persona per adesso, perché abbiamo bisogno degli altri per costruire velocemente le case. Almeno non dobbiamo avere, dobbiamo avere i tetti sulla nostra testa almeno, perché sennò è un macello. Comitatus rimarrà qui con lancieri di guardia, almeno per gestire i briganti non appena arrivano. Poi li facciamo arrivare comunque i rinforzi. Non posso tenere qua 4 reggimenti e non fare nulla, cioè. Un figlio ha fame, lo so, amico mio, che hai fame. Lo so che hai fame. Poi non so perché le famiglie non sono andate a lavorare qui dentro, visto che comunque c'era, come dire, c'era la famiglia libera. Non so perché nessuno è andato qui, anche se è riposto assegnato. Non ho perso famiglie in questa frangente, quindi la cosa è un po' strana, devo dire. Nessun bue libero. Ci hanno ammazzato i bue. Ottimo. Molto bene. Ci hanno ammazzato i bue. Fantastico. Tocca pagare 20 denari per il bue. Ah, Dio mio. Che fatica la vita alle volte. Che fatica la vita alle volte. Torre Est, nuova bancarella di cibo. Perfetto. Perfetto. Allora. Il bue è arrivato? Cominciamo. Sì, eccolo lì, il bue. Sta lavorando, perfetto. Sulla legna. Stanno a prendere la legna per costruire, più che altro. E qua costruirei anche... Vorrei portare assi. Qua ci conviene semplicemente lavorarli, a mio parere. Quanta legna abbiamo a disposizione qui? Poca. Quindi comunque bisogna rimanere sulla legna con almeno una famiglia. Metterei anche due per recuperare un po'. Dobbiamo arrivare ad avere la chiesa il più velocemente possibile. Stanghe? Non è vero. Non c'è posto limitato alle stanghe. Scorte insufficienti. Ci manca il cibo, l'ho capito che ci manca il cibo. Adesso ci lavoriamo, ragazzi, forza. Tetti sulla testa li abbiamo, finalmente. Miglioriamo di nuovo questa casa a livello 1, la ripariamo. Poi buttiamo il segantino. Non mi dà più il problema dei corpi, ecco, come non detto. Sono rimasti solo quelli della chiesa, però, secondo me. Quindi adesso facciamo un lavoro di quel tipo. Miglioriamo anche pure questa casa. Abbiamo un altro slot libero per un'altra famiglia. Questa è terminata. The Burgage, dobbiamo stare a posto. Avremo due famiglie disponibili, due slot disponibili per eventuali famiglie future. Legna, quante ne abbiamo? 4. Ok, perfetto. La chiesa ci serve assolutamente come priorità assoluta. Pozzo c'è, detriti, la bancarella di cibo, lol. Posso distruggere anche le bancarelle, ok, fantastico proprio. Bancarella di cibo completato, che è abbandonata tra l'altro. Il livello di sedimento aumentato. Allora, qui noi tanti campi vorrei sbloccare. Prima la segale, tanto prima di arrivare ad avere tanta gente per i campi grossi ci vorrà un po' di tempo. Non cominceremo subito a coltivare qui. Ci vorrà veramente un bel po' di tempo, ragazzi. Quindi mettetela da parte. Non vedremo sicuramente campi e coltivazioni in questo episodio. Neanche forse nel prossimo. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Allora, quanti assi abbiamo? 10.
Muoviamoci anche un po' più velocemente, quanto mi riguarda. Un animale è scappato. Ma se c'è il bu... Ah, ma che forse la stanga è distrutta. No, la stanga c'è. Che diamine vuoi? Anzi, facciamo anche una stalla, altro che... Perché è scappato? Ma... Mistero della fede. Mistero della fede. Cioè, c'è la stanga qui, un posto su, non mi diceva. Bug del secolo? E io ho 0 su 2. Prima era 0 su 1, poi 1 su 1. Non va bene. Vabbè, non lo so. Torniamo di qua nel frattempo. Io cosa voglio fare? Migliorare il comitatus, prima o poi lo faremo. Però qui c'è solo da prosperare. C'è solo bisogno di famiglie. Abbiamo 4 famiglie a non fare nulla. Quindi possiamo lavorare su qualcosa. Qui ci abita qualcuno, non ancora. Però queste le miglioriamo per il futuro. Esatto, le miglioriamo così poi siamo pronti subito a ricevere nuova gente, ma soprattutto ad avere i posti per espansioni, no? Le espansioni disponibili per la produzione. Cibo ancora ci manca, ancora manca cibo, non so perché manchi così tanto cibo. Il granaio ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo il granaio. Allora, tu vai via da qui, tu vai al granaio lì. Qua scapperanno via, qui sarà da rifondare il villaggio o qualcosa del genere. Sono già pronto a bestemmiare, guardate. Sono già pronto a bestemmiare. Quello di fede è troppo basso. Abbiamo abbastanza legna per adesso, ma comunque la gente che c'è quella. Finalmente abbiamo uno di cibo, wow, panico. Uno di cibo, wow, panico. Avrei anche un foraggio a questo punto. È proprio un villaggio agricolo questo. E probabilmente un'unità di lancieri o due li faremo spawnare qui, poi cambieremo il loro luogo di nativo, diciamo, perché così almeno abbiamo sempre una milizia pronta a difendere il villaggio. Se no bisogna ogni volta correre qui o tenere le truppe ferme fuori, non è proprio il massimo. È vero che abbiamo anche un comitato sul giorno, però meglio avere anche un reggimento di miliziani pronti a difendere il loro villaggio dalle incursioni dei briganti. Poi quando si hanno tanti territori, il problema è proprio quello. Puoi avere tanti briganti. Cioè, facciamo finta che ho tutti questi territori. Questi qua, questi sei. Dove metto le mie truppe per difendere? Mi arrivano 4 briganti. Cosa difendo? Con un comitato su un'unità di miliziani? Non ti dici neanche da dove verranno le truppe. Quindi è sempre un po' lì. Non sai mai come doverti comportare in un certo senso. Però vabbè, questo c'è per adesso e ce lo facciamo andare bene. Mettiamo lì la chiesa. Poi dovremo stabilizzarci sotto vari punti di vista grazie a questo. Dovremo lavorare anche poi su una conceria. No, va benissimo per ora. Poi costruiremo altre case in futuro. Cos'altro? Qua abbiamo due posti. Sì, sei, giusto. Ok, ha ragione il gioco, purtroppo. Purtroppo ha ragione il gioco. La chiesa richiederà un po' di tempo. Comunque, ragazzi, ci vediamo. Ci fermiamo qui con l'episodio. Anzi, no, prima di fare ciò vorrei controllare qualche altra cosa qui sopra, qui in città. Abbiamo 5 famiglie. I guardaboschi ci sono e lavorano. Anche qui voi lavorate. Ok, perfetto. Un po' di foraggieri ci vorrebbero per avere bacche ulteriore cibo sul mercato. Allora, prima di concludere l'episodio, qui andiamo subito a dire cosa faranno le persone che andranno ad abitare qui dentro. Sarto, sarto. Qualcuno per le parti in legno, per adesso non lo so. Per ora attendiamo. Non credo ci abita ancora gente, già persone qua dentro. Non penso ci siano. La ricchezza non sta aumentando come dovrebbe. Questo perché forse abbiamo roba sul mercato in vendita che non vende più come prima. Sta importando elmi, ok. Però sta esportando archi. Importando alabarde, lance.
Cos'è qui che siamo, che dobbiamo vendere e che non vende più? Questo si può vendere in quantità industriali. Cos'altro c'era? Minerali ferrosi li importiamo, ma tanto non li utilizziamo più di tanto. Importiamo la carne. Non stiamo esportando nient'altro. Perché non facciamo soldi? Quella è la domanda. Perché non facciamo soldi? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Non penso che aumentando il livello del granaio posso assegnare animali. Proviamo. Proviamo ad aumentare il livello del granaio, così magari posso assegnare animali per trasportare più velocemente robe in giro. Non sarebbe una cattiva idea, secondo me. Non sarebbe per niente una cattiva idea. Abbiamo già 4 bacche da parte, fantastico. Qui invece come siamo messi? 23%, wow, che bello. Siamo messi proprio benissimo in questa città. Situazione molto bassa, quindi se magari costruisse, se magari costruissero la chiesa velocemente, potremmo anche riuscire a avere un minimo di approvazione in più, grazie alla fede. Che dici? È finito il mese? Forza, ola. Portecorvo, nuova famiglia, perfetto. Allora, tu qua lavora un attimo, perché sono sicuro che grazie a te toglierei qualche cadavere della foresta, voglio pensare. Non mi dà la notifica del malus, ma secondo me c'è ancora. Gli altri costruiranno una conceria per avere dei vestiti. Dov'è che sto lavorando con della gente e non mi serve? La caccia purtroppo mi serve. Non abbiamo cibo in realtà. Le cose è entusiasmante a dir poco. Segantino per ora non mi serve più. Vai alla conceria piuttosto. Vai alla conceria piuttosto. Abbiamo 5 mesi di legno. Però chiaramente avevo bisogno anche del boscaiolo. Vai qua. Mancherà l'abbigliamento. Dai, dai, andiamo su con l'approvazione e su via. Andiamo su con l'approvazione e su via. Poi secondo me stiamo scendendo, stiamo scendendo, stiamo tassando, non troppo, ma stiamo anche chiaramente comprando cose in continuazione. Secondo me abbiamo bisogno di più gente per lavorare nei vari luoghi di scambio, per andare a vendere la roba. Secondo me è anche quello il fatto. Quindi cominciamo a utilizzare tutti e 3 i punti di scambio per ora. Ci saranno i giorni in cui non dovremo più comprare l'orzo. Qui non puoi perché chiaramente qui non c'è più. Abbiamo un sacco di assi, forse anche un po' troppi assi. Quante buche di segantino sono al lavoro qui? 3? No, 2 e basta. Ah no, ecco, ce n'erano molte di più. Allora, voi andate a lavorare qua giù. Ne teniamo 2 in giro a costruire, che possono essere utili. Possono essere sicuramente utili. In più, in qualche buca di segantino avevo assegnato dei mandriani. Non mi ricordo quale però. Mi sembra di aver fatto una cosa del genere nell'altro episodio. O forse erano la segheria i mandriani. Ok, allora li lasciamo lì per ora. In modo da avere bue sempre utilizzati per la legna. E averne sempre a disposizione per costruire o fare miglioramenti, cose di questo genere. Qui come siamo messi? Nessuno è ancora arrivato ad abitare in quelle case. Vabbè. Qui la pietra non ci serve. Bottega del sarto. Eccoli qua, finalmente. Abbiamo mantelli da parte, come potete vedere. Ottimo. Molto, molto bene. La taverna potrebbe lavorare un po' di più, a mio parere. Possiamo passare a livello 3. Potenzialmente potremmo passare ai livelli 3. Miglioriamo ancora anche queste case. Cosa ci manca qui? I requisiti non soddisfatti. Bancarella e cibo. Dovrei migliorare queste case a questo punto, mi pare di capire. Sono molto più vicino a un mercato bello grande. Sì, direi che miglioriamo quelle per adesso. Non dimentichiamoci di questo villaggio. Cosa devo fare per aiutarvi a voi? Ci vuole cibo, ho capito che ci vuole cibo. Raccoglietelo, cioè, non ci vuole tanto. Vabbè, avremo anche le verdure fra poco. Però cosa ne manca? Combustibile e cibo. Adesso la bancarella di cibo in realtà c'è. Detriti. Legno da ardere, c'è la bancarella. Qua serve costruire in maniera il prima possibile per avere un altro comitato per aiutare a difendere. Ok, bottega del sarto. Cosa non mi serve in questa zona in questo momento? Abbiamo un bel po' di cuoio. Ergo, tu puoi andare già. No, tu in realtà mi servi lì. Mi serve più non a granaio, bensì al magazzino.
Il magazzino. Qua se non otteniamo nuove, presto nuove famiglie è dura, eh. Voglio pensare che questo non serva più là dentro. Qui tu potresti andare anche al granaio. Senza tetto, combustibile, varietà di cibo, indumenti, livello di fede troppo basso. Abbiamo ancora dei malus vecchi. In questo mese dobbiamo riuscire a salire in termini di approvazione. Ci manca ancora però il cibo. Quello è il discorso, ci manca ancora il cibo. Ci manca ancora il cibo. Come fa a mancare il cibo che abbiamo due abitanti? Cioè, è inspiegabile come cosa. Abbiamo letteralmente due abitanti, manca cibo. Cioè, non stanno facendo niente in giro, non è che stanno facendo chissà cosa, dove. Per recuperare un po'. Quell'assalto dei briganti ci ha tagliato un po' le gambe a Torrest. Quello sicuramente. Qui noi pian piano costruiamo le case livello 3 per livellare l'intera città. Aumentare il livello dell'insediamento. Che ci fa molto piacere. Cos'è qui che la tassazione ci fa abbassare un po' di... Però non posso togliere la tassazione perché chiaramente voi qua in 4 siete anche troppi, mi state dicendo. Buono sapersi. Non posso togliere la tassazione, ci servono i soldi per gli eventuali mercenari in caso di bisogno. Aumentiamo il livello di produzione di filo e lana. Cos'altro ci converrebbe fare? Sto pensando come sfruttare questi abitanti. Allora, varietà di cibo molto bassa ancora. Combustibile più o meno c'è. Varietà di cibo molto bassa. Questo perché serve un altro mercato? O serve un altro granaio? Qua potrei mettervi a lavorare. Però quel granaio in realtà è solo per... Solo... Ma possiamo anche evitare di farlo solo per... Cioè almeno anche per i cibi, ecco. Quindi mettiamo più gente a lavorare qua dentro. Il granaio che abbiamo migliorato dov'era? Abbiamo migliorato un granaio da qualche parte. Era quello qua su, a memoria. Ah, puoi assegnare comunque più gente, vedi? Me l'ho perso questa chicca. Ok. E al magazzino allora, che anche se lo migliori sono 4 persone massimo. Pensavo lavorassero nello stesso modo. Invece no, il sistema mi ha fregato. Ergo questi granai verranno migliorati assolutamente. Anche tu. Mi ha fregato il sistema. 2 mesi di scorte finalmente. Vanno a uno ogni tanto. Vedete qua abbiamo il magazzino piccolo. Ah no, anche il magazzino 4 persone. L'ho solo sognato che erano 2 persone. Che erano 4 persone di base al magazzino. Ok. Buono a sapersi che sto rintronato. Molto molto bene. 3 mesi di scorte. Oh là, vedi che adesso si ragiona un pochettino. Si ragiona un pochettino. Allora, cosa volete? Senza tetto. Ma come senza tetto che avete le case per tutti? Bug. Non si spiega in altro modo. È un bug. Un bug che mi sta rallentando la crescita. È quello il problema, no? È un bug che mi sta rallentando la crescita. Un bel bug che mi sta rallentando la crescita. Cioè, da senza tetto e abbiamo 6 case, praticamente. 5 case, 6 case. I posti, spazio abitabile, lo spazio abitabile c'è in abbondanza, senza tetto. Insufficienza sul mercato, di combustibile. Corpi senza sepoltura, ancora. Ancora corpi senza sepoltura. Ma dove? Vediamo se loro vanno a lavorare a prendere i corpi. Qua siamo in preda. A parte che la notifica poi non appare, quindi non capisci mai quando c'è cosa. Cioè, voi adesso state andando a prendere corpi? Stai qui a attendere vuol dire che non stai facendo nulla di che? Andando a prelevare l'acqua che non c'è. Quindi sono i corpi dei nemici che bisogna raccogliere e seppellire. Prega, preleva l'acqua, attende. Qua sono di fronte a un bug. Non dovrebbero esserci altri corpi. Però comunque mi dai la mancanza di approvazione. Ultimi 30 giorni non c'è più. Non ci sono più corpi senza sepoltura. Combustibile senza tetto. Non sto capendo, vi giuro, ragazzi. È una cosa molto strana questa. Molto molto strana.
Legno ne abbiamo. Possiamo quattro casette. Due case. Molto molto strano quello che accade qui alle volte. Molto molto strano. Allora, cibo. Verdure ancora niente. Finché non facciamo verdure non abbassiamo la guardia. Combustibile sul mercato insufficiente. Addio. Però sì, queste cose strane che accadono ti tagliano abbastanza le gambe, spesso e volentieri, eh. Mamma mia, ti tagliano le gambe. Vabbè, andiamo a lavorare un po' sugli animali quando possiamo. Anche se il cibo è quel che è, abbiamo bisogno di quelle verdure dannatissime. Combustibile di stesso rendo. Adesso ci lavoro, va tranquillo che adesso ci lavoro. Ah, Dio mio. Speriamo in qualche famiglia più velocemente. E invece l'abbiamo preso in quel posto, ragazzi. Comunque ci fermiamo qui con questo episodio. Nel prossimo cercheremo di far rinascere Forte Torrest in qualche modo. Fra bug e briganti ci ha tagliato un po' le gambe la questione. Invece a Forte Corvo tutto è tranquillo. Prosperiamo. Vorrei un po' più di ricchezza. Anche se vedo che sta aumentando di nuovo. Quindi forse i 3 punti di scambio attivi stanno aiutando parecchio. Detto questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!